Allora, dopo il ponte, avanti 200 metri sulla destra. Chi è? Siamo noi, Franco e Giorgia. Ciao, che cosa hai portato di bello? Ho portato una magnifica cubana. Una cubana? E che cos'è? Non sai cos'è la cubana? Seguimi. Ecco, in questo libro troverai la risposta. La cubana è uno tra i più rinomati dolci della tradizione gastronomica italiana. La zona tipica di produzione della cubana sono le valli del Natisone. Le valli del Natisone? Le valli del Natisone costituiscono un comprensorio di rara bellezza culturale e paesaggistica che si sviluppa da Cividale fino alla frontiera slovena, a ridosso dell'asta dell'omonimo caratteristico fiume e dei suoi affluenti. Le valli sono caratterizzate da una natura quasi incontaminata e da un paesaggio in cui risaltano boschi di latifoglie, prati e piccole coltivazioni. Anche l'ambiente umano in particolare, così come quello architettonico, caratterizzato da piccoli centri ricchi di tradizioni storiche, linguistiche, folcloristiche ed enogastronomiche, radicate ed originali. Tra queste ultime, la più antica è la cubana, che delle valli rappresenta il prodotto più tipico. I primi conquistatori ad arrivare in queste terre sono i Romani, intorno al 50 a.C. È Giulio Cesare a fondare Cividale, chiamata appunto Forum Iuli, all'origine del toponimo Friuli. Successivamente, con la discesa in Italia di Alboino e dei Longobardi, nel 568 d.C., Cividale divenne sede del primo ducato longobardo, con competenza su un territorio vasto come tutto l'attuale Friuli e quindi anche sulle valli. Alla dominazione longobarda succedette quella dei Franchi. Dopo la caduta di quest'ultimi, Cividale e le valli entrarono a far parte del feudo patriarcale di Aquileia. Nel 1420 il Friuli e queste terre furono conquistate da Venezia. Sia sotto il patriarcato che ancor più sotto i veneziani, la Slavia veneziana gode di ampia autonomia amministrativa. La dominazione veneziana cessa nel 1797. Con il trattato di Campo Formido, Cividale e le valli diventano austriache. Infine, nel 1866, entrano a far parte del Regno d'Italia. Luoghi storici di Cividale e delle valli. Vediamo un po'. Tra i siti architettonici più significativi di Cividale vi è innanzitutto il Duomo, edificato fra il 400 e il 500. Proprio a quest'epoca, e precisamente all'anno 1409, risale un aneddoto secondo il quale la cubana faceva parte delle vivande servite a pranzo a Papa Gregorio XII, allora in visita in Friuli. Oltre al Duomo, rilevanti sono anche il tempietto longobardo quasi affacciato sul Natisone, celebre per le decorazioni a stucco e affresco dell'VIII secolo e per gli stalli intagliati del X secolo.
Il Ponte del Diavolo, risalente al XV secolo e ricostruito dopo il 1917. Anche nel territorio delle valli vi sono alcuni siti architettonici di rilevanza notevole. Prima fra tutti la grotta di San Giovanni d'Antro, dapprima in epoca romana e durante le invasioni barbariche seguite alla caduta dell'impero, utilizzata per fini difensivi, divenne successivamente luogo di culto. All'interno della grotta, infatti, fu eretta una chiesetta votiva opera di un architetto di scuola slovena. Altro sito rilevante è la chiesetta quattrocentesca di San Quirino a San Pietro al Natisone, sulla cui parete è presente un'iscrizione in caratteri gotici che ne attesta la data di costruzione. Interessanti sono anche, fra gli altri, il Ponte di Liesse, caratterizzato dalla presenza di una statua votiva dedicata alla Madonna posta sul greto del torrente. E un antico mulino nei pressi di Cividale, recentemente restaurato. Nelle valli i mulini sono numerosi, a testimonianza di una diffusa attività molitoria. La farina di frumento è l'ingrediente base della gubana. Le comunità delle valli del Natisone presentano una compattezza e una caratterizzazione culturale forte e assolutamente originale. Tuttavia, essendo geograficamente marginali, le valli del Natisone conoscono da tempo un progressivo spopolamento. La mancanza di insediamenti industriali, lo scarso sviluppo delle attività tradizionalmente presenti, determinano un pendolarismo lavorativo che spesso nel tempo si trasforma in esodo. È dunque particolarmente importante valorizzare e salvaguardare le risorse autenticamente locali, capaci di produrre una significativa ricaduta economica. La gubana e le aziende artigiane che la producono sono sicuramente fra le più importanti fra queste risorse. L'area di produzione tipica dell'autentica, originale gubana è delimitata dai territori dei seguenti comuni: Drenchia, Grimacco, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Prepotto e Cividale. In questi luoghi la gubana è nata e si è consolidata come tradizione e come elemento caratteristico della cultura gastronomica locale. Solo qui essa è prodotta secondo le antiche tradizioni, dapprima casalinghe, poi artigianali. La gubana di pasta lievitata, vale a dire la genuina e autentica gubana, proviene solo dalle valli del Natisone. Quindi, valorizzare la gubana significa valorizzare tout court questa zona, darle riconoscibilità e notorietà in grado di produrre positive ricadute per le attività, in particolare quelle legate al turismo. È in continua crescita, infatti, il pubblico che cerca elementi originali e caratteristici delle tradizioni culturali e gastronomiche e ne fa motivo di visite turistiche. Gubana, che nome misterioso, ha un suono arcaico. Chissà qual è la sua origine. Si può supporre che la gubana sia arrivata nelle valli del Natisone nell'alto Medioevo con le genti slave giunte allora in Friuli. I primi documenti che attestano l'esistenza di un cognome riferito al nome Guban nell'area di Ponte San Quirino, Merso e Antro sono del 1600. Probabilmente l'attuale nome è una italianizzazione degli originali nomi slavi Gubanza e Gubanica. All'epoca la gubana veniva prodotta già da molto tempo. A prepararla erano le donne che la impastavano in casa e poi la portavano a cuocere dal panettiere perché pochi avevano il forno. Questa costumanza era viva ancora fin poco dopo la metà di questo secolo. È del secolo XVIII un documento che attesta l'esistenza del sostantivo gubarnica, che significa colei che fa le gubane, oltre al cognome gubana, presente anche come gubanza o gubanica. Il dolce all'inizio era fatto con pasta lievitata, quella del pane, e ripieno di castagne e forse nient'altro, e si cucinava nel forno a legna che si trovava nella cucina. Attorno all'origine e al diffondersi della gubana esistono altri aneddoti risalenti ad epoche precedenti il 600.
non si dispone tuttavia dei documenti originali che li attestano. Agli inizi del Settecento, la gubana dunque era già considerata un dolce tradizionale del luogo ed era nota e diffusa nel territorio orientale del Friuli, probabilmente da almeno 300 anni. Il momento tipico della produzione e del consumo erano le festività natalizie e pasquali. L'usanza doveva essere talmente radicata nell'aria che in alcuni testi il dolce viene ricordato come gubana natalizia e pasquale. Fino a 50 anni fa, la gubana veniva preparata esclusivamente in casa. Il ripieno veniva fatto con noci pestate nel mortaio, uvetta ben curata, pinoli fritti nel burro fino a che raggiungevano quel colore biondo, e zucchero, grappa. Non deve mancare ai matrimoni. Poi, se ci sono battesimi, tra tanti dolci che si presentano in tavola, ci deve essere anche la gubana. Per le cresime sarebbe proibito a non avere la gubana. Ci deve essere. Per i matrimoni, ad ogni invitato veniva regalata una gubana e si trattava di 50-60 invitati. Poi veniva fatta la gubana per le feste del paese. La produzione del dolce esce dall'ambito familiare per raggiungere progressivamente, grazie ad una produzione artigianale, un pubblico sempre più vasto in Italia e all'estero. Nel 1973 nasce il Consorzio per la tutela della gubana delle Valli del Natisone. Nel 1980 si costituisce un'altra associazione di produttori del dolce. I due sodalizi si uniscono nel 1990 e danno vita all'attuale Consorzio per la tutela della gubana delle Valli del Natisone, l'ente che opera per la valorizzazione del dolce e la tutela della sua originaria tipicità. La gubana era un dolce riservato alle grandi occasioni. Secondo la ricetta classica, è composto da una pasta dolce lievitata farcita con un ripieno di circa pari peso. Gli ingredienti fondamentali sono farina di grano tenero, zucchero semolato, uova fresche, burro, olio, margarina vegetale, frutta secca, uva sultanina, uvetta, uva secca, noci, nocciole, pinoli, lievito di birra, sale, prodotti da forno secchi grattugiati in granella, amaretto in granella, prodotti alcolici, grappa e rum, aroma vaniglia e altri aromi, scorza di limone fresco o essenza di limone, acqua. La ricetta può essere integrata, a scelta del singolo produttore, con le seguenti materie prime facoltative: sciroppo di glucosio e miele, latte, mandorle, frutta candita, marsala e brandy. Il concetto di qualità per la gubana risiede tuttora nelle caratteristiche di conservabilità, bontà, freschezza e fragranza. La gubana è un dolce che si conserva fresco a lungo. Prodotto da forno dalla struttura complessa, ove un impasto convive con una pasta lievitata, richiede per una buona riuscita sia materie prime di qualità che processi molto attenti ai fini di una produzione artigianale di qualità. I cicli di lavorazione utilizzati nelle aziende si fondano tutti sulla lievitazione naturale della pasta dolce con due o tre impasti. La lievitazione procede per ore a temperatura controllata.
La lavorazione prosegue con la stesura della pasta, l'aggiunta della giusta quantità di ripieno e la formatura tipica a torciglione. Quest'ultima fase è completamente manuale. Dopo un ulteriore periodo di lievitazione, la gubana viene cotta in forno. Dai, è il momento della cubana. Preparatemene una bella porzione e vi racconto tutto. Allora, sapete perché la cubana si chiama cubana? Nell'ottavo e nono secolo d.C., nelle valli del Mediterraneo.